Ciao a tutti, oggi siamo domenica pomeriggio e siccome ho qualche oretta libera ho deciso di mettere a posto tutte le cose in lavanderia che è tutto sotto sopra e anche un po' in bagno. Adesso vediamo quanto tempo ci metto perché devo riorganizzare tutto perché è tutto un casino, ragazzi. Adesso ve lo faccio vedere. Eccoci qua, ragazzi. Qua ormai non ci sta più niente, vedete che è tutto sotto sopra. Adesso mi metto tutto a posto, ecco, perché qua non si passa più. Allora, prima di tutto svuoto tutto. Adesso do una pulita, poi voglio risistemare tutte queste scatole qua, quello che c'è dentro. Adesso ve lo faccio vedere, è tutto un casino, ragazze. Intanto ho messo a posto tutte le cosine da noi donine. Allora, altra scatola che devo mettere a posto. Allora, alcune cose anche che secondo me sono anche scadute. Tipo questa qua, la butto via. Là è un casino, adesso provo a mettere un po' più a modo qua. Niente, ragazzi, alla fine ho fatto una scatola praticamente dove ce l'ho anche la scorta di deodorante che non usiamo questo deodorante qua. Poi dopo c'ho anche qualche saponetta qua, vedete. Questa è la spugnetta, le serviette struccanti, queste sono quelle lavabili praticamente, e altre cose che, cioè qua c'è un altro sapone, però per igiene personale. Allora, l'altra scatola ho pensato di fare con i saponi. Aspettate, c'è anche un cappello qua. Con i saponi praticamente. Faccio con i saponi. Allora, qua c'è sapone alga, qua dopo c'è anche il sapone Marsiglia. Questi sono per questa scatola qua per le pulizie, praticamente. Semmai metto anche tutti i guanti qua sopra, che così sono. Questa scatola qua va su e può darsi che non c'è meno umidità, ecco. La spugnetta questa la metto subito, la cambio. Ah, mi sono dimenticata di questa. La mettiamo qua. Allora, alla fine, ragazzi, ho fatto una scatola di guanti, di saponi per le pulizie. Poi un'altra scatolina, ve l'ho già fatto vedere prima, ho aggiunto anche questa qua, che è una cuffia da doccia, è nuova, la tengo qua così. Ecco, praticamente ho sistemato tutto così. Queste spugne qua, ragazze, sono nuove, però a me non mi piacciono. Adesso troverò un altro sistema anche per queste cose qua. Ok, qua è per igiene personale, qua per le pulizie. Qua ve l'ho fatto vedere anche. Adesso qua ci metto altre cose che non uso adesso, faccio vedere così. Allora qua sopra ci metto tipo sapone liquido, questo qua.
ricaricare. Allora, dopo ne ho anche tipo lo shampoo, tipo questo, che ne ho uno in più, lo metto sempre qua. Niente, questo per rimuovere lo smalto, che è una cosa doppia. Lo mettiamo qua anche questo. Ci metto l'acqua demineralizzata, così non dà fastidio a nessuno. Faccio, lo lascio lì così. Così già qua. Allora, le creme ve lo faccio vedere dopo, perché ho messo da altra parte e mi organizzo diversamente. Adesso mi metto a posto anche queste cose qua, perché anche qua, guardate, tutto un casino. Sistemo anche qua. Qua va tutta la polvere. Vedete? Anche se non si nota, però c'è. Allora, prima di tutto ci devo mettere un rotolo di carta qua, perché questo è fondamentale. I detersivi. Bene, mettiamo qua. Questo qua. Ok. E la carta, perfetto. Qua veramente. Uno dice, ma se sei... Guardate che casino, forse di dai, perché io tutte le cose le lavo, poi a mettere a posto invece, guardate, non ho più spazio, ecco. Allora, qua praticamente scoppio tra un po', però ce l'ho fatto stare tutto. Allora, anche qua. Allora, questi sono quelli microfibra, quei panni da pavimenti, questi per spolverare, per altre cose. Qua invece sono diversi panni microfibra. Qua ad esempio c'è anche la spugnetta. Qua un'altra cosa, qua ad esempio per i vetri. Qua ci sono altre spugnette, sacchetti per lavare tipo intimo, ecco. Qua ci sono anche le veline, le ho sistemate così. Adesso svuoto anche tutto qua. Ragazzi, lì sotto praticamente ho tutte le cose anche per pulire le scarpe. Stavo pensando di... Allora ragazzi, visto che ho tutte le cose per le pulizie delle scarpe, che lì ormai non ci sta più niente, io stavo pensando di mettere tutte le spugnette lì sotto, se mai. E invece dove ho le scarpe qua, da altra parte, adesso pulisco qua tutto. Le scarpe che adesso non... Sicuramente non me le metto, ecco. Lascio qua le scarpe, solo quelle che utilizzo e basta. Scusate per casino, ma... Allora, tipo queste che sono in tela, sicuramente non me le metto. Queste anche, che adesso è venuto freddo, non me le metto neanche queste, perché sono in tela anche queste. Poi mi dispiace anche perché con la pioggia si rovinano. E qua lascio pochissime scarpe. Cambio di programma, ragazze. Questi qua li metto qua.
questa scatola qua ci metto tutte le cose per le pulizie delle scarpe. Allora, ho recuperato un'altra scatola, che questa qua sarebbe tipo per reggiseni, così, però questa non ci sta dentro, dentro la camera dove tengo i reggiseni. Allora la metto qua, così secondo me sta benissimo. Così ho recuperato questa scatola qua, che metto tutte le cose per le scarpe, e dopo la metto qua dove ci sono le scarpe, praticamente. Qua tengo anche i lacci per le scarpe, le metto tutte qua. Ecco. E col salame? Sì. Per le pulizie delle scarpe. Qua praticamente sono tutte le cosine per la pulizia, anche per, non so, dei capote e altre cose, vedete? Qua ci ho messo tutte queste cose qua. Dopo qua ci ho messo le scarpe che uso adesso e basta. Adesso mi rimane praticamente queste due cose qua, perché vi faccio vedere, ho anche queste spugne qua ancora. Volevo fare tutta una scatola di spugne che ho, e anche quelle naturali che avevo comprato l'ultima volta. Ne ho anche queste ancora, e ci metto tutto dentro una scatola. Ragazzi, ho tenuto anche queste cosine qua. Si sa mai da pulire piccole cose che sono, che non si sa mai, ecco. Già volendo uno potrebbe infilare anche un bastoncino qui dentro di metallo e poi pulire le bottiglie, per dire. Va bene, qua le mie spugne. Quasi quasi ci metto anche queste cose qua. Allora, alla fine qua ci ho messo tutte le spugne.
ci ho messo anche queste cose qua, così stagge meglio. Allora, qua dove tengo un panno in microfibra con olio, praticamente quest'olio qua, che ci è rimasto un goccino, lo tengo qua, che così non vado a sporcare altre cose, ecco, perché quello lì sporca, non me lo fa. Quello lo uso per i mobili di legno. Ok, questo lo lasciamo qua. Allora, dopo ci sono alcune altre cose per le pulizie. Allora ragazzi, qua ci ho messo tutte le bustine per le termo, sapete, qui da mettere dentro ormai, le metto qui dietro, ci stanno benissimo. Dopo anche questi qua vicinette, queste cose qua, sempre dentro una scatola, e le metto qua. Tutto così, vedete, avevo fatto vedere tutto qua per le cose che uso per lavare, queste sono tutte le cose per la lavatrice, i panni, tutti i miei detersivi, che pian pianino se ne vanno anche questi. Dopo qua ve l'ho fatto vedere anche qua. Ah, ci ho aggiunto anche questa cosa qua. Questo sarebbe un porta sapone, un qualcosa del genere, un porta. Questo è in legno praticamente. Tanto lo tengo qua, che non si sa mai se mi serve. E niente ragazze, qua ho sistemato tutto così. Ed eccomi qua ragazze. Scusate, vi faccio anche due chiacchiere con voi prima di finire il video. Allora, grazie ai nuovi iscritti che sono iscritti al mio canale, e qualcuno mi ha scritto di pubblicare qualcosa, quello che mangio. Ragazzi, vi dico la verità, questi ultimi giorni ho mangiato minestrone al pranzo, anche alla cena, perché non stavo benissimo, ecco. Adesso mi sono ripresa un po', però ultimamente non stavo benissimo, ecco. Vivo il minestrone, ecco. Ecco, giustamente quando adesso starò meglio, stasera mangio la pizza tra l'altro, giustamente vi farò vedere qualcosina quello che mangio, ma mangio le cose molto, molto semplici da fare, perché giustamente lavorando non è che posso mettermi lì a fare chissà che cosa. Ogni tanto mi preparo qualcosa che metto a congelare, così ho già la cena pronta. Allora, e prima di finire il video vi volevo far vedere le cose che ho finito. Allora ragazzi, ho finito anche il mio profumo, questo qua. Abbiamo finito anche un profumo, un stick di questi qua di Infusel che noi usiamo, che adesso tra l'altro li posso usare, però d'estate ad esempio mi dava da fare anche questo qua. Comunque ho finito anche questo qua. Questo detersivo qua per il bucato classico praticamente, e mi sono trovata bene, vi devo dire la verità, mi è durato anche un bel po', ecco. Un'altra cosa che abbiamo finito, adesso vi faccio vedere così butto via tutto, abbiamo finito anche questo mi piace moltissimo, devo dire la verità, mi è piaciuto come come profumazione, proprio anche come fatto in questo bagno doccia, ecco, borotalco, buonissimo, devo dire la verità. E poi le cose che butto, ve l'ho fatto già vedere, le cose, cioè, queste sono cose del sole, butto via anche questo deodorante, perché anche questo è scaduto, butto via anche questo è scaduto, mentre stavo facendo le pulizie lì, ho visto queste cose qua e le butto via praticamente. Niente ragazze, spero che il video vi è piaciuto. Questa settimana penso di fare pulire un po' qua un po' là, quando c'è un po' di tempo,
perché ne ho poco tempo, ecco, e così arrivare alla fine di fine settimana di aver sistemato un pochettino la casa, ecco, spero di sistemarlo un po', ecco, e anche se non è che c'è tantissimo casino, però in alcuni punti veramente c'è casino, come avete visto oggi, già lì in lavanderia veramente c'era un casino della Madonna. Niente ragazze, spero che il video vi è piaciuto, che vi ho fatto un po' di compagnia, noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao a tutte!